Carissimi amici della Pognotomia, buona domenica e come promesso, dopo aver provato ieri e mi scuso per aver fatto confusione in alcuni passaggi tra mild e medium, il medium dell'Ensom Shaving, oggi con barba di un giorno, quindi barba leggerissima come potete vedere, guardate, proveremo invece il mild. Quindi quello più leggero, quello più meno esposto, quello con un gap minore, quello adatto, secondo molti, per la rasatura quotidiana. Eccolo qua, verde militare, mild. Mi scuso anche perché ho notato che da quando ho cambiato il telefono, semplicemente, i video visualizzati da YouTube su Google Chrome si vedono con la luce sparata. Non so come mai. Non so come mai. Su tutte le altre piattaforme funziona, no? E devo capire come mai. Io guardatelo su Safari o su Firefox o sul device, perché in questo momento non so come mai succede questo. Vedrò di capire come mai. Allora, proviamo quindi con lo stesso identico setup di ieri a utilizzare il mitico Mild, io mi confondo sempre, quindi ieri qualcuno giustamente mi ha fatto notare che era il medium quello di ieri, no? Per la barba di 3 giorni. E poi facciamo delle considerazioni finali sui due rasoi. Allora, come ieri, evidentemente, andiamo ad armare il nostro rasoio, scusa per i capelli, ma la pioggia non mi ha permesso di asciugarmeli in maniera adeguata, sono sparati. Allora, ecco qua le Gillette Stylish, faccio vedere bene, Gillette Stylish rosse, sono ottime da mettere, ottime Stylish, per chi ama come me le Stylish, insomma, come ho detto ieri, sono un punto di riferimento. Allora, si aprono in sicurezza, eccole qua, vediamole anche nella loro definizione, eccole qua, stainless rosse. Andiamo a armare quindi questo pettine, questo combinamento, scusate, e con il pettine che ha questo inserto effettivamente in acciaio, come ho fatto notare ieri, per rafforzare probabilmente mettere in sicurezza la chiusura del rasoio. Eccolo qua. Allora, guardiamo l'esposizione, effettivamente molto 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 moderata, la vedete anche qua, si vede penso abbastanza bene, ecco qua. Allora, stessa argomentazione di ieri, quindi cambia niente, solo il rasoio. Abbiamo il viso. E qui, tormentone dell'autunno inverno, non è che io abbia un contratto con Bignoli, ma devo finirlo. Quindi eccolo qua, Sandalo Indiano. Peraltro ottimo prodotto, non si discute. Andiamo a prelevarlo con un altro Mega Egg, non quello di ieri. Si intravede il fondo, comunque. Ok. Prima spalmata, asciutta, diciamo secca. D'acqua, iniziamo a far partire un po' di montaggio che, per come la vedo io, non deve essere troppo importante, ma deve garantire al rasoio una certa scorrevolezza. Ok.
Direi che ci siamo quasi. Eccoci qua. Ora richiudiamo il nostro Vignoli che sta finalmente avendo la sua pace, tra un po', fra qualche settimana, credo. Iniziamo. Quindi, Exor Resor al 13, mild, non medium, mild. Vediamo se mette a fuoco, ovviamente, mai più. Adesso sì. Come vi dicevo ieri, là. L'angolo di rasatura è abbastanza semplice da trovare. Perché basta seguire la geometria della testa. In questo caso è un po' più complicato da pulire perché giustamente ci sono meno spazi. Però la stylus comunque si sente. Stiamo parlando di una paga di un giorno, quindi avrei tranquillamente potuto tenermela. Ma volevo provare proprio perché molti mi hanno chiesto se questo rasoio è adatto alla rasatura quotidiana. Ci apriamo e andiamo di seconda passata. Perché come sempre con il Omega Evo è meglio nella prima. Poi il montaggio. Sciacquiamo, andiamo in obliquo. Ripeto, pratica che è quasi del tutto inutile perché la barba non c'è più. Ma noi proviamo. Noi facciamo il test. Il contropelo classico. Tre passate qui sarebbero eccessive, oggettivamente.
Rifiniamo. E andiamo a concludere con un face mapping. Pirone nuovo, eh. Perfetto, capiamo il viso, e non solo quello, nel senso anche gli strumenti. Acqua fredda chiaramente, per il viso. E andiamo a tamponare e vedere l'effetto che ha fatto. Pulire ovviamente anche la maglietta, tutto quanto. Non c'è più niente, anche se la radatura non è particolarmente profonda in questo caso, eh. Quindi ha fatto un ottimo lavoro, ma la radatura è meno profonda chiaramente di quella di ieri. Allora, io lascerei perdere i commenti sul sapone, sul pennello e sul tanto mettiamo un po' di astringente, così tanto per i famosi tires, perché l'ho già fatto ieri. Mi concentrerai sui rasoi Enson. Allora, sicuramente il medium è un rasoio efficace. Ieri ha portato via una barba di 3 giorni. Eccolo qua. In questo caso è un colore blu elettrico. Eccolo qua. Grazie anche all'azione, diciamo, molto incisiva delle Gillette rosse. Con cui abbiamo amalgamato il mild, che è il verde militare. Vediamo qui la differenza di esposizione, se si riesce a vedere. Si mette a fuoco. Ecco. Non so se si capisce qualcosa. E li metto vicini. Allora, pregi e difetti. Il mild io lo trovo un po' poco profondo come rasoio, come rasatura. Va bene, rade, non si discute, ma la rasatura non è profonda come quella col medium, evidentemente, che si può secondo me utilizzare anche tutti i giorni. Pregi, sicuramente l'efficacia. Partiamo dal concetto dell'efficacia. Sono rasoi efficaci, sono rasoi facili da usare, sono rasoi che per chi inizia possono essere una buona opzione. La geometria della testa aiuta nella facile individuazione dell'angolo di rasatura, quindi è molto difficile sbagliare, è molto difficile irritarsi. Su questo ha ragione chi l'ha scritto. Difetti, in teoria non ne ha difetti. Forse la versione mild è un po' troppo mild, nel senso che appunto non ha, secondo me, dall'esperienza di oggi, e poi magari fra 10 rasature cambierà idea, una profondità di taglio tale da soddisfare magari il rasatore più esigente. Ecco. Però il suo lavoro lo fa. Io tra i due, che dovessi sceglierne uno, prendo il medium, che secondo me va benissimo anche per una rasatura quotidiana, perché non è eccessivamente esposto, anzi. Questo
E quindi questi sono i pregi. Anche il prezzo è un prezzo assolutamente accessibile, parliamo di una cinquantina di euro, ecco, per dire. Difetti, opinioni. È un rasoio che, come dire, non lascia spazio a particolari, come dire, versatilità. Cioè, è un rasoio che è molto regolare, molto. Forse qualcuno l'ha definito poco emozionante, ecco, forse potrebbe essere questa la definizione, che è una stupidaggine detta da un rasatore, cioè nel senso che non è che. Però per chi utilizza, chi sceglie di radersi tradizionalmente, un po' di emozione, un po' di apprensione, un po' di adrenalina, esagero, ci vuole. Questo è così fatto bene che ti permette di radersi a occhi chiusi. Quindi forse un difetto, forse un pregio, dipende dalle persone, da quello che uno vuole. È un rasoio sicuramente ben pensato. Ecco, altro difetto, ma non è un difetto, è una caratteristica, cioè che però a me non piace tanto il materiale, l'alluminio. L'alluminio che è un materiale sicuramente con cui vengono fatti molti rasoi, io ne ho tanti, però questo peso ridotto a 38 grammi a me non ha mai convinto, cioè a me piacciono rasoi più pesanti. Ecco, una versione in acciaio, perché il titanio è un altro materiale molto caro e non è tanto pesante. Una versione in acciaio a un prezzo ragionevole, magari un acciaio 319, 316L o 319L, insomma, un acciaio inossidabile, insomma, voglio dire, sarebbe magari auspicabile. Quindi potrebbe essere una soluzione per i ragazzi dell'Exxon, che hanno fatto un ottimo lavoro, che non si discute. Chiaramente, l'efficacia è maggiore in questo caso qua. Per quanto riguarda la versione medium, la mild la consiglio proprio a chi veramente non vuole rischiare proprio nulla, mettendo sul piatto della bilancia dall'altra parte diciamo, la profondità di rasatura. Ecco, diciamo così. Però funziona, cioè rade, non è che mi ha tolto la barba, cioè sono liscio, insomma, non c'è assolutamente nulla da dire. Lo consiglio con una mette stainless, questo sì. Io personalmente, poi non nulla vieta di usarlo con la Platinum, però secondo me con la Stainless, visto che già l'esposizione e il gap sono ridotti, grippa di più, cioè prende più il pelo. Bene, quindi direi che sono promossi, dovessi sceglierne uno e basta, sceglierei il medium. Pregi tanti, difetti, tra virgolette, per me sono i miei gusti, perché poi la rasatura è soggettiva, quando preparo le speziali, come ieri. Un po' il peso, un po' il materiale che io preferirei l'acciaio e un po' questa mancanza, diciamo, è un po' un rasoio, diciamo, un po' freddino, ecco, diciamo così. Però questo può essere un pregio, perché magari uno non vuole avere problemi, non vuole avere irritazioni, vuole avere un rasoio sicuro, e quindi va bene così, insomma. Però devo dire che il lavoro che è stato fatto anche a livello ingegneristico è un lavoro ottimo. E speziale, torniamo come ieri, anche oggi piove, quindi qua a Torino va benissimo questa carezza invernale, autunnale invernale, siamo in inverno, ma questo va bene anche l'autunno. Ah, eccolo qua. Bene, qui si conclude la nostra comparazione. Io spero di aver reso l'idea utilizzando appunto gli stessi prodotti, lo stesso setup, ma cambiando semplicemente il rasoio e ovviamente il tipo di barba. Quindi direi bene, direi comunque un'arma in più, soprattutto per chi magari inizia, vuole qualcosa di più facile da domare, e anche per chi magari vuole avere qualche cosa di non particolarmente impegnativo, per potersi fare delle barbe tutti i giorni, magari in velocità, in rapidità, senza dover per forza rischiare il taglio oppure senza dover
rischiare l'irritazione. In questo caso non la si rischia proprio. Quindi, assolutamente, diciamo, una gradita novità nel mondo della pogonotomia. Io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro buona domenica. Mi scuso per questo problema del telefono, della luce, ma non so come, veramente non ho idea. Magari qualche tecnico mi aiuterà. E buona domenica e buona barba a tutti. Ci vediamo presto. Ciao.